Ma ora è arrivato il vescovo, ma vedo che sta arrivando qualcun altro. Chi sta venendo? Capita qualcosa, vedo che sta capitando qualcosa là. Cosa succede? Sta arrivando qualcuno. Ma sono delle persone che si passano qualcosa? O qualcuno? Arriva qualcuno, tante persone sono passate. Giuseppe, cosa mi stai portando? Gesù bambino. Gesù bambino. Esatto. Allora tu hai incontrato Gesù? Ma Sì, ho incontrato Gesù tramite mio nonno che l'aveva portato dalla guerra. tuo nonno l'ha portato dalla guerra? La guerra 15-18 ho trovato in una chiesetta lì su, in un paesino lì sul fiume, Sul l'ha fiume. portato E lui l'ha messo nello zaino, ha qua. fatto posto. L'ha messo nello zaino. E tramite lo zaino che si è salvato anche la vita, perché in vaschetta gli ha dato il braccio a Gesù Bambino salvandolo. Ma io vedo difatti che Gesù Bambino ha le braccia tagliate, ha deviato la scheggia che era destinata a squarciare la schiena di tuo nonno. E poi, di generazione in generazione. Generazione a generazione, se abbiamo a casa, teniamo a casa, no, io adesso ho i miei figli. Allora tu hai incontrato Gesù tramite tuo nonno. Tramite mio nonno ho trovato Gesù. Grazie, grazie, un applauso, grazie. È una cosa singolare, non è la prima volta che raccontiamo questa storia, è l'unico pezzo di legno, non è Pinocchio però, che è sempre presente nella mostra Presepi, 48.516 visitatori quest'anno, il record, 1.617 di media al giorno. Ma mi piace raccontarla perché è una storia umana, è una storia vera. Di fatto, chi sono stati i primi a incontrare Gesù è il tema di quest'anno della manifestazione. L'ha detto Paolo VI il 25 dicembre del 1964 in una parrocchia. E lui poi risponde, continua nella sua omelia e dice: sono stati i poveri, i lavoratori e gli umili. Sono queste persone che costruiscono la comunità. I poveri, che sono quelli scartati, come dice Papa Francesco, dalla comunità, tra i poveri gli ammalati, chi è povero si ammala, chi si ammala diventa povero, i lavoratori, quelli che si prendono la responsabilità, e gli umili in questo mondo fatto di palcoscenici, come sono qui io, ma il palcoscenico esiste perché ci siete voi, altrimenti sarei da solo e non ci sarebbe. L'umile è quello che riesce a inginocchiarsi, anche se in posizione di superiorità. L'umile è quello che decide di servire, è questo che contribuisce a costruire la comunità. Noi in questo modo, passando di mano in mano, abbiamo incontrato Gesù. Noi col presepio incontriamo Gesù. E vorrei chiamare a parlare un'altra persona che ha incontrato Gesù e la porge a noi con parole illuminanti, che è il nostro vescovo. Monsignor Pierantonio Tremolada. Buongiorno a tutti. Devo dire io qualcosa? Certo, assolutamente. Intanto io volevo compiacermi e esprimere tutto l'apprezzamento per questa iniziativa del Presepe, che vengo a sapere oggi, quest'anno ha raggiunto il record di visitatori. Questo ci fa anche pensare, ci fa riflettere, è un dato che mi conforta molto e nello stesso tempo mi fa dire che forse noi abbiamo delle tradizioni preziose che sono sempre vive, sono sempre capaci di trasmettere quella ricchezza che poi va a toccare il cuore delle persone. L'incontro con il Signore nella semplicità del Natale tocca il cuore delle persone. Questo è il messaggio che credo ci viene
da un'iniziativa come questa. E quindi, mentre ringrazio chi se ne fa promotore da anni, la tiene viva, mi piace far emergere questo dato, che cioè si tratta di qualcosa che non perde la sua freschezza, non perde la sua capacità di attrazione. E qual è il segreto di questa capacità di attrazione? È lui, è proprio il Signore. Quando noi offriamo qualcosa che rimanda direttamente a quella che è la fonte della nostra fede, e anche poi diventa la ragione, il fondamento di quel modo di stare insieme anche all'interno della società, che secondo noi deve avere certe caratteristiche, ecco, quando andiamo a questa fonte troviamo qualcosa che è perenne, che non finisce mai, che ha sempre questa forza di ecco, come una calamita, insomma, no? Il cuore viene attratto. Per questo mi fa piacere essere qui e anche contribuire a fare in modo che tutto questo rimanga sempre vivo. Grazie. Ringrazio il nostro Vescovo e volevo dire che sembra perché noi che il presepio e che questa storia sia una ripetizione. Non è una ripetizione, è una continuità. Gesù irrompe nella storia e continua con noi, con le nostre mani, con le nostre azioni, con le nostre opere. E questa è la grande forza di Gesù. E naturalmente il Vescovo, che ha incontrato veramente Gesù in una maniera eccellente, è lui che ci porge le parole di Gesù, deve andare anche da altre parti a portare questa parola, quindi ci deve in Val Vestino, che rimanga, che non vada in Trentino, ma rimanga, speriamo, hanno fatto il referendum, speriamo di no, vanno a mangiare il formaggio buono, una natura incontaminata, speriamo di tenere questa terra. Ribaltiamo un pochino la nostra tabella di marcia e allora chiamo Walter Mucchetti, l'assessore. Prego. Certo. Scuserà un momento, dimenticavo di dire una cosa, che questa tradizione, noi abbiamo parlato dei visitatori, ma qui abbiamo anche le persone che premieremo, certo. Vero? Quindi questa tradizione è viva e continua ad esserlo anche grazie a voi e soprattutto a voi che in questi presepi ci mettete anche passione, creatività e arte. Ma magari questo voleva dirlo il nostro assessore. Eccellenza. È una bella tradizione che si ripete, quindi le tradizioni vanno incarnate, vanno ravvivate. Quindi quando parlavo di Paolo VI che diceva chi serviamo? Penso che una domanda che ci dobbiamo porre, se la pone la Chiesa certamente, ma se la pone anche la componente laica, quindi gli amministratori, chi serviamo, chi sono i poveri oggi? È una domanda sulla quale dobbiamo rinnovare anche le risposte, perché le povertà si ripetono, sono le vecchie povertà, le nuove povertà. L'importante è che insieme si lavori, mi sembra che a Brescia ci sia questa grande sinergia del lavorare insieme per i poveri e non dimenticare che questo è il nostro obiettivo principale. Quindi grazie a MCL che riesce a rinnovare questa tradizione, perché ripeto, le tradizioni sono belle se si rinnovano e se si incarnano. Quindi grazie a voi, grazie a quelli che poi riescono a dare concretezza, le associazioni, i gruppi, gli ospedali, tutte queste miriade e centinaia di persone che rendono vivo questo progetto. Quindi da parte dell'amministrazione vi grazie, perché non è solo un segno cristiano, è un segno anche di civiltà, è un segno anche di un percorso di quest'uomo su questa terra che noi siamo chiamati temporaneamente ad amministrare e che dobbiamo riconsegnare alle generazioni future. Quindi il nostro dovere è di riconsegnarlo leggermente migliore rispetto a come l'abbiamo trovato. Quindi grazie a voi che ci permettete e ci stimolate e ci affiancate in questo percorso. Grazie a voi. Grazie, sottolineato questo senso di continuità, di storia, che è la nostra forza. Dice Paolo VI, non sono stati i filosofi, i potenti, gli scienziati a essere chiamati, i poveri, i lavoratori, gli umili. E stravolgendo per il tempo la nostra scaletta, ora facciamo il primo assoluto, premiamo il primo assoluto ricordando che abbiamo oltre 40 premi da distribuire.
Questa è una festa di grande partecipazione, ma la festa è coronare anche coloro che sono stati indicati come i migliori, ricordando che se c'è un primo, il primo c'è proprio perché esistono gli ultimi. Se non ci fossero gli ultimi, il primo non avrebbe senso. Per noi gli ultimi non sono scarti. Quindi ho bisogno di chiamare una persona adatta a lanciare il primo premiato. Chiamo Chiara, che se lo aspetta. Chiara Giacomelli, vieni qua per favore. Allora, grazie Chiara. Luca, grazie a tutti i presenti ovviamente. Dai subito. Grazie. Investi sì. I nostri musicisti che iniziano con una musica per arrivare dopo alle trombe finali del successo e il primo saluto premiato dall'assessore Walter Mucchetti e dal nostro vescovo è... Suspense, no? Creiamo la suspense. Sì, io non leggo, anche perché io da qui non leggo, non so. Parrocchia San Pietro e Paolo di Marcheno. Salite da questa parte salite. Prego, salire alla scala alla mia sinistra. Dov'è Tiziano? Tiziano, dove sei? Tu devi dirigere il traffico. Eccolo lì. Ah, ecco, ha perfetto. Fatto il suo lavoro. C'è stata qualche vicissitudine nel presente. Una sorpresa, non ci aspettavamo una cosa del genere. Davvero non se l'aspettavo? Non ce l'aspettavamo. C'è anche la lacrimuccia, che bello! Posso darle un bacio? Grazie, molto bello. Sfortunato, perché... Abbiamo avuto qualche vicissitudine perché il Mella ci ha portato via tutto, è stato un grosso lavoro riprendere tutto dal principio. Ah, quindi c'è stato, quando c'è stata l'alluvione, sì, avete avuto questo problema, quindi avete dovuto ricostruire anche parte del presepe, certo, che avevate già allestito. È una scala. Allestito. Dei grossi danni abbiamo avuto, comunque siamo riusciti lo stesso. Questo impegno, questa dedizione sono state premiate qui. Moltissime. Ringrazio tutti. Allora, grazie. Un grande applauso. Devo dire che, visto che lavorano tanto, anche l'anno scorso dovevano ricevere un premio che era per il trentennale di attività. Li abbiamo chiamati l'anno scorso, ma se ne sono andati via prima. Quindi nel trentennale più un anno ricevono la targa dell'anno scorso, perché nessuno arriva mai in ritardo. Basta iniziare a camminare, è vero? Non me lo diceva mai la mia prof di latino e neanche quella di matematica, purtroppo mi è sempre bocciato. Allora un applauso anche per il trentennale. Grazie a voi. Grazie. Bene, arrivederci. Allora, arrivederci. Grazie, grazie a lei. Noi adesso iniziamo le premiazioni. Il nostro vescovo cosa fa? Deve scappare? Sì, non volete, me ne devo proprio andare. Io colgo di nuovo l'occasione per complimentarmi con tutti. Ho potuto soltanto così vedere i vincitori del primo premio, ma siete tutti dei vincitori, perché il fatto stesso che siete qui dimostra che avete fatto qualcosa di veramente significativo, di bello, che ha dato forma a quella passione che vi ha ispirato, e dunque per tutto questo davvero io di cuore vi ringrazio. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a te. Luca, cos'hai da dire? Hai finito di combinare disastri? Che mi chiami così, tutta la nostra scaletta salta, vedi, a te piace. Avevo concordato, non è vero, eh? No, gli ho detto dimmi così, perché sennò così fai scena.
Ecco, va bene, scherzi a parte, sono molto felice di essere qui anche quest'anno. Lo scorso anno non sono riuscita, quest'anno ci sono, quindi davvero grazie di cuore, perché è un piacere davvero anche mio. Anche noi ti ringraziamo. Cos'hai da dire sulla Allora, il mio compito sarà quello di tenerti a bada, però alcuni dati su questa manifestazione li dobbiamo dire. 45esima edizione di questo concorso Presepi, una tradizione ormai consolidata non soltanto per Brescia, ma è un appuntamento che richiama veramente gente da tutte le parti del nostro paese e che MCL appunto continua veramente a sostenere e a promuovere non soltanto per motivi di tradizione, di partecipazione popolare, ma soprattutto per il messaggio che già tu hai imparato bene. Ho imparato bene la lezione, no? L'importanza di riflettere su quello che è la parola del Vangelo, e quest'anno appunto il tema di cui hai parlato tu e che abbiamo già anticipato. Velocemente dicevamo che accanto al tradizionale concorso dei presepi ci sono stati degli eventi collaterali che tutti gli anni sono ovviamente cresciuti sempre di più. Ricordiamo Arte Natale, che è stato un po' un colloquio con il mondo artistico, perché sono stati proprio coinvolti gli artisti in tutti i livelli, dai bambini, mi sembra di capire, ai ragazzi delle scuole superiori, ad artisti professionisti che insomma in qualità proprio di tali, no? Che hanno la sensibilità. Ecco, che hanno proprio, dicevamo, gli artisti la sensibilità di rendere accessibile e comprensibile quello che è proprio il tema. Ma che bravo spirituale. Che sei! Ho studiato, non pensare. Ti sei preparato? E poi dicevamo presepi in mostra, il Duomo Vecchio ormai è diventata la cornice di un sacco di presepi che arrivano dalla provincia, ma anche da fuori, da tutto il nostro paese, dall'intera Italia, e a fianco di questo anche tanti allestimenti ovviamente in città. Che sotto la loggia, al Capitolium, all'ospedale, sono una quindicina di allestimenti in tutta la provincia, perché il presepio è un senso di accoglienza. Chi passa trova di colpo questo allestimento che è come un fiore nuovo in un prato d'inverno e che porta un messaggio di solidarietà, un messaggio di incontro, un messaggio aperto a tutti. Tutti possono entrare e incontrare Gesù, basta volerlo, alzarsi, non pensare, incamminarsi, e si trova un tesoro. E a proposito di questo, di questa mostra, quest'anno 48.522 visitatori. E contati uno a uno, vero? C'è il conta persone. Quindi ogni anno sempre di più, sempre un grandissimo successo, quindi grazie ovviamente in questo caso anche al Centro Teatrale Bresciano che ha coordinato i vari allestimenti, non soltanto il Duomo Vecchio, ma appunto gli allestimenti anche al di fuori. Devo dire i nomi, in realtà la regista degli allestimenti del Duomo Vecchio e del presepio sotto la loggia Rossella Zucchi, poi abbiamo Sergio Martinelli, Pierangelo Razzi, sono coloro che assieme ai tecnici del CTB hanno allestito professionalmente il presepio. Se il presepio è un luogo dove tutti esercitano la propria arte, noi cerchiamo le eccellenze quando facciamo l'allestimento offerto a tutte le persone. Una manifestazione molto complessa, oltre 200 le adesioni anche quest'anno, quindi siete stati tantissimi, premiati oggi una quarantina, ma a tal proposito volevo ricordare che anche coloro che non sono stati premiati potrebbero essere facilmente ricontattati per diventare protagonisti dell'esposizione Duomo Vecchio del prossimo anno, quindi le opportunità appunto sono aperte a tutti. Dovete chiamare Lella Viola, che è la presidente della giuria, che ringraziamo, salutiamo, poi andremo a conoscere ovviamente anche gli altri giurati che si sono occupati appunto di stilare questa classifica. Allora, Luca, sì. Altra cosa importantissima, poi cercheremo veramente di tenere alto il ritmo per non stufarvi troppo, però doverosi sono i ringraziamenti anche quest'anno per coloro che hanno ovviamente sostenuto. Ci tocca, ma siamo contenti, perché altrimenti non riusciremo a fare la manifestazione. Esatto, quindi MCL Brescia Mantova insieme alla Diocesi di Brescia ringraziano il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Municipalità di Betlemme e Museo di Cracovia. Altri sostenitori: ASM, Gruppo A2A, Brescia Centrale del Latte, Fondazione Banca San Paolo di Brescia, Confartigianato Unione di Brescia, UPA Servizi e Salumificio Aliprandi.
Grazie anche agli sponsor tecnici, naturalmente Teletutto, che è stato protagonista anche nella trasmissione, no? Attraverso diversi filmati di quelli che sono stati presepi sul canale 2 di Teletutto, e che ovviamente ha seguito passo dopo passo questa saranno trasmessi, non mi ricordo quando, dopo magari domani alle 15 Teletutto 2, perfetto. Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori e ancora Traslochi Scabelli, La Voce del Popolo, Radio Voce, Gruppo Brescia Mobilità e Super TV. In collaborazione con EFAL, GEFA Brescia, Parrocchia della Cattedrale, Servians in Spe, Centro Teatrale Bresciano, Fondazione Brescia Musei, Associazione Culturale, Centro Arte Lupier, Centro Studi Cultura Uomo Territorio, Opere di Papa Giovanni XXIII Brescia, Parrocchia di San Faustino Brescia, Parrocchia di San Marco Gardone Valtrompia, Associazione Proloco Ufficio Turistico di Bagolino e Oratorio, Meteo Bresciano, Istituto Cesare Arici e Liceo Artistico Foppa. Un applauso a tutti noi. Il senso che tutti partecipiamo al presepio, tutti lo costruiamo come costruiamo le nostre case per proteggere le nostre famiglie e per dar da mangiare a tutti. Questo è il senso del presepio, la partecipazione universale. Che dire, allora, visto che siamo in vena di ringraziamenti, ringraziamo anche Andrea e Matteo, che sono fratelli che compongono questo gruppo, che sono i Crossroads, direttamente da X Factor sono stati, vi dico perché sono importanti, perché voi non li conoscete, ma sapete, sono dei giovani e noi, a noi interessa molto dare il palcoscenico ai giovani. Hanno scelto un tipo di musica che può sembrare classica, ma loro la interpretano con gli occhi nuovi. Quello che sarà il futuro lo vediamo attraverso i loro occhi e attraverso la loro musica. Vai! Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Wow, che bello, sì! Adesso sì, abbiamo voglia di sentire, di salire sul palco, di stringere la mano, di prendere il nostro grazie, di dare il nostro grazie e di prendere il vostro ringraziamento. Tutti saliranno sul palco, da dove devono partire? Allora, diamo inizio alle premiazioni, quindi verrete chiamati da me, salirete alla mia sinistra, quindi da questa scala, e scenderete da questa. Ovviamente, se avete qualche dubbio, non c'è problema, perché c'è il nostro Tiziano lì che vi darà le indicazioni giuste. Ok, siete pronti? Siete tantissimi, quindi cominciamo. Ringrazio anche le nostre vallette. Che chiamiamo subito qui, Valentina, Chiara e Elisa. Prego. Giusto? Un applauso. Non ci facciamo mancare niente. Non vengono, sono timorose. Però loro naturalmente hanno il compito di prendere i premi e consegnarli a chi poi li consegnerà alle persone che vedi quante hanno. Cose, Luca. Prima di iniziare dobbiamo chiamare qui sul palco un'altra persona. Ah, sì? Che è Mario Raineri, che è l'autore del premio che verrà consegnato a sai, tutti oggi via. Che è l'Arca di Noè, dedicato a Noè Ghidoni. Ecco che ci sta raggiungendo. Dobbiamo ricordare che questo premio, questo bassorilievo, è ispirato ad un quadro di Don Renato Laffranchi. E quindi lo diciamo. Benvenuto e congratulazioni e grazie. A voi. Grazie. Allora Mario è un artista, non solo un pittore, anche non solo uno scultore, anche un pittore. Se vedete c'è una serie di ritratti di Papi, non è a caso che sono lì, rappresentano il senso del nostro essere, la fonte della nostra ispirazione, sono i papi da Leone XIII che ha scritto Rerum Novarum, è quella che ha dato inizio alla dottrina sociale della Chiesa. L'ispirazione per la nostra azione sociale è data da quegli scritti, sono i papi da Leone XIII fino a Papa Francesco, sono i suoi ritratti, e comunque la sua arte ci permette di dare un ricordo della vostra partecipazione a noi. Hai fatto fatica a fare interpretare l'opera di Laffranchi? Abbiamo capito, va bene, ciao. No, devo dire che rendere in questo bassissimo rilievo un'opera a due dimensioni ha una difficoltà e anche una tensione artistica, al di là del fatto che uno ha preso come modello un'altra opera. Grazie allora Mario e complimenti. Grazie. Quindi? Ci raggiunge un altro ospite? No, sta... No. Ok, allora Luca, iniziamo direi quindi ufficialmente la nostra premiazione partendo dalla categoria, a questo punto, presepi viventi. Stava già sbagliando. Abbiamo cambiato solo 15 volte, sai com'è? Presepi viventi. Allora, chiamiamo qui quindi Ornella Martinelli, presidente della San Vincenzo. Prego, De Paoli. Ornella. Ornella, prego, grazie. Allora, Ornella, non è un caso che sia qui. Prima cosa, noi facciamo parte di un mondo che è quello del terzo settore, che è quello che sostiene, sceglie di sostenere, sceglie di servire, ognuno secondo la sua sensibilità, e tanto di questo terzo settore partecipa al nostro concorso Presepi, tant'è vero che per la guardiania e il facchinaggio noi chiamiamo delle persone a lavorare che sono indicate dalla San Vincenzo. La San Vincenzo è quella del dormitorio, diciamo così. Spiega due cose, Ornella. Io non sono una persona, cioè sono abbastanza timida, quindi per me... Ecco, io sei vera, è quello. Che cos'è la San Vincenzo? La San Vincenzo è un'associazione di laici impegnati e a Brescia ha 32 conferenze, che sono dei gruppi di persone che sul territorio si impegnano a sensibilizzare e a cercare di risolvere i problemi delle persone disagiate.
opera speciale della San Vincenzo, il dormitorio, che nasce nel 1899 come dormitorio maschile, ma poi negli anni 90 si aggiunge Casa Osanam, che è una casa che accoglie donne in difficoltà. Quindi abbiamo 44 posti per uomini, 13 per donne, più 3 mini alloggi per mamme con bambino. Ecco, questa è la San Vincenzo, è tutta la famiglia della San Vincenzo Bresciano. E che cosa facciamo con MCL? Facciamo in modo da anni di coinvolgere i nostri ospiti per dare l'opportunità per un breve periodo così di una dignità attraverso il lavoro, facchinaggio, guardiania. E guardiania. Ecco, loro sono molto contenti e anche noi. Noi cerchiamo di svolgere il nostro ruolo. Un applauso. Grazie. E andiamo subito per la categoria presepi viventi. Il primo premio. No, ce ne sono altri. Lanci, chiama i... Allora, abbiamo come presepi viventi parrocchia di San Zenone di Passirano. Ci sono? C'è qualcuno? San Girolamo di Civine a Gussago. Prego, venite qui al centro, prendete posto, così riesco anche. Centro, grazie. A immortalarvi. Prego. Il Museo Etnografico del Castelliere, prego, di Botticino. Prego. Salite, siete voi, prego. Civine? Ma c'è una bambina che porta una stella. Adesso cosa succede? Posso farli scendere? Una stella caduta dal cielo! Grazie mille, grazie. Grazie! Una stella caduta dal cielo! Diamo al sacerdote, al parroco, alla bambina, prego! Io sono della Valle di Monica, quindi sono zona... Esine originaria. Ah sì. Luca! Due parole al nostro. Due parole, due. No, perché noi siamo una piccola parrocchia civile di Gussago. Lo so, passiamo sempre. Ecco, io sono anche cappellano dell'ospedale Richierei, perché se no uno ti potrebbe dire fa solo quel lavoro lì, un pochino poco, no? Cioè, parrocchia. Però tutti gli anni facciamo il presepio vivente e anche quest'anno l'abbiamo rifatto, partecipato, seguito diciamo da tante persone anche che vengono da fuori ormai, e qui abbiamo solo una piccola rappresentazione perché eravamo molti ma molti di più. Bene. E quindi poi abbiamo due presepi, uno in chiesa e uno in oratorio. Tra l'altro non fatto con le statuette, ma fatto con il lavoro che hanno fatto le nostre signore. Grazie, ma posso incontrare la Madonna? Dove? Non c'è la Madonna! Voglio dire, Gesù l'abbiamo incontrato, mi piacerebbe poter... Va bene, sono contento comunque di aver incontrato una stella caduta dal cielo, perché non è da tutti. Io vi ringrazio, devo essere un po' tiranno, dovrei ringraziarli perché si sono vestiti, sono venuti qui, è un impegno. Naturalmente non tutti quelli che saliranno potranno parlare, altrimenti finiamo dopo domani. Quindi noi... Grazie di dare voce a... Bene, io un caffè più tardi insieme. Allora, con me non viene a bere il caffè, col signore va, che l'ha conosciuto subito, che naturalmente è sacerdote. Possiamo fare un altro applauso? Lo facciamo scendere? Grazie. Gli hai dato alla bambina? Sì. Grazie. E ci ha voluto un attimo per
capire, ma adesso ho capito il meccanismo. Quindi poi Lella dirà a tutti i partecipanti. Io, e tu? Bene. Finiamo la categoria dei presepi viventi. Allora. C'è un altro. Allora, il vincitore del gruppo presepi viventi è il gruppo Alpini di Ome. Primo premio per il gruppo Alpini di Ome, categoria presepi viventi. Allora, il gruppo Alpini presepi di Ome, io non capisco cosa c'entra gli alpini col presepio, però gli alpini c'entrano sempre, sempre c'entrano gli alpini. Ciao. Finalmente sono andato anche a vederlo quest'anno, sono già stati premiati altre volte, ma non interessa la partecipazione. Prego. E loro davvero coinvolgono molte persone. Chi sono i premiati? Il terzo posto? Ah, sono loro! Ah, aspetta! Cerchiamo di capire, perché io nel mio elenco non avevo questo. C'è stato un intoppo. Un intoppo, ma qua... Lella, sì? Di presepio etnografico di? Castelliere di Botticino. Siete voi? Oh. Ecco, presepio studenti. Grazie. Loro sono i partecipanti a Botticino, dove si coltiva la vite e il vino. Esatto, sì, e noi siamo il museo etnografico che vuole rivalutare appunto tutti i lavori tradizionali del territorio, tipo la coltivazione della vite. Grazie, e quindi tutti i lavori sono nel presente. Voi invece è da anni che... È da 33 anni che organizziamo questo presepio vivente, speriamo di continuare. Sono tra i pochi che vanno a cercare gli animali, qualcosa di simile, ecco. Nel senso che siamo tutti animali e ce lo diciamo tra di noi. Grazie, allora un applauso, gli diamo la targa e la foto con l'ornella. Prego, vieni vicino, ecco. Grazie. Le chiedo un attimo, perché abbiamo bisogno di lei anche per la prossima premiazione. Categoria Spedali Civili di Brescia. Ok? C'è qualcuno? Partiamo. Lei, allora, vai. Sì, partiamo con le suore delle poverelle di Villa Carcina. Ecco che stanno arrivando. Chiamiamo anche gli altri. Servizio di cardiologia di Montichiari. RSA La Residenza. Grazie. Vieni. Fondazione Casa di Riposo di Re Volciano. Fondazione Casa di Dio. Fondazione Villa Fiori di Nave. Centro Volontari della Sofferenza di Montichiari. Azienda ospedaliera Ospedali Civili di Brescia, laboratorio analisi chimico cliniche. Con il ritmo dei crossroads. Sempre per gli ospedali civili, la cardiologia maschile. Sempre azienda ospedaliera Ospedali Civili di Brescia, la seconda chirurgia maschile. Sempre per gli ospedali civili, sempre tu. Anche la seconda traumatologia. Perfetto, abbiamo concluso. Sì? Tocca a noi leggere il secondo e il primo premio, ok?
Prego. Quindi il terzo premio viene assegnato alla casa di riposo Santa Maria in Castello, in Carpenedolo. Ci sono? Terzo premio. Suore delle poverelle di Villa Carcina. Suore delle poverelle Villa Carcina, secondo premio, ospedali e centri per anziani. Sono già state qui prima. Sono andate loro via. Sono già state. Allora io il primo. Facciamo il primo. Esatto. Primo premio ospedali e centri per anziani va alla RSA, la Residenza di Brescia. Ci sono? Non si muove nessuno? Arriva qualcuno, no? Eccolo lì. Per la Residenza di Brescia. È un po' brioso arrivare. Lo ringraziamo perché lui ha incontrato Gesù, ce l'ha fatto incontrare, ma adesso i privilegiati non possiamo essere solo noi. Se lo riprende, lo farà incontrare altre persone, ma noi lo teniamo nel cuore e rimarrà sempre con noi. Allora grazie Giuseppe. Grazie a tutti. Grazie a te. All'anno prossimo allora. Grazie. Che dire? Sono... Ma mi lasci solo? Io ho bisogno sempre di... Vieni, vieni. Luca, Chiara, arrivo! Non... Sono pronta? Vai! Chiara mi lascia solo? Ecco, no, no, adesso abbiamo capito, abbiamo avuto un po' di... Adesso ci siamo accorti. Hai capito? Sì. Hai iniziato così bene, dopo così combinato. Sì, no, vabbè. Ti assicuro che non è colpa mia. Allora, per la categoria Spedali Civili di Brescia, il secondo premio va... E per la musica lo all'azienda fa, ospedaliera Spedali Civili di Brescia Chiesa Madonna della Dolorata. C'è? Eccolo qua. Oh. Un applauso. E chiamiamo a questo punto anche il primo premio che va alla seconda centrale di sterilizzazione Brescia. Spettacolo. Allora, che dire, Ornella ti possiamo congedare?
momento, dopo solo per un momento, poi nel caso ti richiamiamo. Grazie mille. Allora, continuiamo adesso premiando le scuole. Eccoci. Eccola lì la scuola. È la volta delle scuole, a te Nella il compito di elencare i diversi partecipanti ad esclusione poi i primi premi. Allora, abbiamo la Scuola Statale dell'Infanzia delle Fornaci. La Scuola Primaria Santa Dorotea. Bene! Poi? Poi abbiamo la Scuola Primaria di Aviano Pordenone. La Scuola dell'Infanzia Paolo VI, sezioni Scoiattoli, Pulcini, Farfalle, Grilli, Coccinelle. La Scuola dell'Infanzia Paolo VI, Cappellina della Scuola. C'è qualcuno? Prego! Le scuole che vengono chiamate sono invitate qui sul palco per ritirare il premio. E la Scuola dell'Infanzia Paolo VI. Poi abbiamo Rosanna Piesco di Lauria Potenza e la Casa di Riposo delle Suore Maestre di Santa Dorotea di Brescia. Ok, questi erano i partecipanti. A questo punto io direi di eleggere i primi premi sperando che siano presenti qui in sala. E a questo proposito volevo invitare qui sul palco Elena Bonometti, consigliere del Centro Teatrale Bresciano, per queste premiazioni. Grazie Elena di essere qui con noi anche Elena. Quest'anno. Grazie, grazie. Abbiamo detto che il Centro Teatrale Bresciano ci aiuta, se è un allestimento chiediamo a chi fa i migliori allestimenti. Il Centro Teatrale Bresciano, che ricordo è un ente di rilevanza nazionale. Brescia è una grande tradizione teatrale, iniziata con Mina Mezzadri, La Loggetta, una tradizione di livello internazionale, è conosciuta in tutta Europa, in tutto il mondo. E il Centro Teatrale Bresciano porta avanti questo, anche con tradizione, con capacità, ha un lavoro di laboratorio di scenografia, di scenotecnica, e questo ci aiuta a allestire il presepio. È un piacere collaborare con voi per questo bellissimo concorso. Anch'io sono una presepara, anzi io lo dispo il 15 di febbraio. Ma non ti sei iscritta al concorso però? No, per modestia, perché il mio è troppo bello. Voglio lasciare il posto agli altri. No, in realtà abbiamo dei tecnici molto, molto bravi, e è anche giusto condividerli con la città, col territorio. Abbiamo anche strumentazioni tecniche che per altre persone dovrebbero essere acquistate, quindi essere magari un problema. È bellissimo collaborare con voi. Grazie allora. Grazie, rimani con noi. Quindi sezione categoria scuole, terzo premio pari merito va alla Scuola dell'Infanzia Paolo VI, sezione Cerpiatti di Brescia. C'è qualcuno? C'è? I Cerpiatti, dove sono? Terzo premio pari merito con la... Stanno arrivando, eccoli qua. La Scuola Primaria Tartaglia di Marmentino. Ecco, così io vi voglio. Aspettiamo i Cerpiatti. Confusione adesso con i bambini però, eh? Allora, prima i Cerpiatti che arrivano qui e poi eccoli qua i Cerpiatti. Cerpiatti, eccoci! Venite qua, girate. Vi chiedo di girarvi a favore del nostro fotografo. Eccoli qua! Marmentino! Girate! Oh. Allora, giratevi, giratevi. Ma avete fatto voi il presepio? No. No, come no? Dammi subito il premio! Ritornami il premio! Ma glielo diamo lo stesso, l'hai fatto tu il presepio? Sì. Ah! E dai, perché qui allora? Stai mentendo! Stai mentendo! Hai fatto tu il presepio?
Sì. Oh, bravo. E tu cosa hai fatto? Beato tra le donne. Sì. 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 Sanno dire solo sì e no? Ma questa scuola cosa insegna? Grazie. Un grande applauso. Grazie. Ciao bimbi. Ciao. Ciao bimbi, proseguiamo con il secondo premio categoria scuole va all'Istituto Comprensivo di Nave. C'è? Non c'è? Battista, qua sono. Non li fatti venire. Attenzione, sta arrivando l'Istituto Comprensivo di Nave, arrivano le maestre. E i bimbi? È un paese grosso, ma deve andare piano. Un applauso alla maestra di Nave. Grazie. Grazie, grazie. Categoria scuole va alla scuola dell'infanzia Istituto Cannossiano di Brescia. Andiamo. Sono. Eccole ancora le maestre. Ma io ritorno a scuola se ci sono le maestre così. Un applauso. Oh, il primo premio. Anche l'anno prossimo. Lezioni private anche o a me no? Luca, ti devo sempre richiamare all'ordine. Ma lo fate voi i bambini? I bambini. I bambini? Sì. Sì? Sì. Convinte. Oh, bene, un applauso per le maestre che trasmettono. Ognuno ha il suo ruolo, insomma, se non... Quindi ora? Allora. Teniamo ancora. Possiamo tenerla ancora in ostaggio? Oppure? O chiamiamo qualcun altro anche? Sì. Allora, possiamo liberarla per il momento. Eventualmente chiamiamo. Elena ti richiama. Grazie. Grazie mille. Grazie. Chiamiamo quindi qui a questo punto per le altre premiazioni Diletta Scaglia, consigliere provinciale. Grazie. Ecco, grazie. Buongiorno. Grazie, ma buongiorno. Lo facciamo ancora il presepio noi o no? Beh, certo che lo facciamo. Oh. Questa è la mia seconda partecipazione, ma sono molto contenta di essere ritornata perché l'anno scorso mi è piaciuta la vostra presentazione, ma anche tutti i presepi che sono stati premiati. Grazie. Quindi diamo il via. Proseguiamo con la categoria dei fuori provincia. Ah, i fuori provincia. Fuori provincia. Rimanda, dimmi tu. Fuori provincia che sono qui. Andiamo a cercare un attimo. Ok. E sono gli aspetti tecnici. Ok. Per far dire che anche noi abbiamo un'organizzazione. Dai, devi leccare tu perché ci sono solo i premiati tra quelli. Ok. Allora, partiamo dai fuori provincia, quindi dal secondo premio, che va a Plebani Angelo di Adrara San Martino Bergamo. Eccolo! Eccolo! Grazie! Ma il signor Plebani è un veterano, no? Sì. Prima volta. Allora, lo ringraziamo di essere venuto. Lo ringraziamo di essere venuto all'estero, perché noi accogliamo anche i bergamaschi, è vero? Siamo un po' invidiosi perché l'Atalanta va molto meglio del Brescia.
però consegniamo il terzo premio, il secondo premio, scusate. E come mai in terra bresciana? Poi parenti qua a Brescia. Ah, ecco, quindi ibrido. Sì. Chiedo al Brescia Atalanta. Più l'Atalanta. Più l'Atalanta, va bene, un applauso. Grazie. Arrivederci. Premio viene da abbastanza lontano e io mi auguro che siano riusciti a raggiungerci, ma chissà. Il primo premio va in provincia di Taranto, a Castellaneta, Nicola e Vincenzo Scaligine. Sarebbe stato molto bello. Non è un signore, no. Pazienza. Lo accantoniamo. Non ritirano il premio, ma c'è anche un terzo premio. C'è anche un terzo premio. Che è? Vai. Per Elisabetta Brutti di Romanengo, Cremona. Eccola c'è! Da Romanengo, Cremona. Grazie Romanengo, c'è anche un bel teatro. Fermati qua. La foto. Ecco. E iscrivetevi anche l'anno prossimo, a Cremona si mangia molto bene, ci sono i dolci molto buoni e siamo contenti di essere al confine con voi. Grazie. Grazie, grazie. Passiamo adesso alla categoria rassegne, mostre e concorsi. Giusto? Ok. Quindi? C'è solo il premio che ho io? Sì, esattamente. Okay. C'è il premio. Allora c'è solo un unico primo premio. Io elenco comunque i partecipanti alla rassegna categorie mostre e concorsi, che sono la parrocchia di San Michele Arcangelo di Gianico. Ci sono? Eccoli. Eccoli. Adesso. Ah sì, me li ricordo, sono sì. Sempre loro, certo. Dalla Valle Camonica con furore, sì, non puoi essere di parte, non mi riconosco da lontano, cosa non vuoi ci voleva questo premio, non ci voleva e poi abbiamo il condominio La Nuova Grazie. Casa di Gussago. Ecco che arrivano, ce ne sono altri, abbiamo premiato Civine, premiamo Gussago. Gussago presente, non manca la mai. Terra ricca. Ecco la signora. Grazie, grazie. Bella signora, congratulazioni, complimenti, grazie. Ecco. Grazie. E arriviamo quindi al primo premio, rassegne, mostre e concorsi. Va. Signor Molinari Giovanni di Brescia, eccolo! Applauso! Ecco il premio, qui, per la foto. Congratulazioni, ecco così. Non è capovolto, tanto margino la stessa cosa, grazie, che c'era capovolto, grazie. Arrivederci, tanti auguri. Bene, e siamo a... Diletta rimane ancora qui con noi, perché siamo alla categoria istituzioni pubbliche. Allora facciamo una cosa, possiamo... io chiamerei anche il nostro Don Claudio Lafranchini, perché anche lui che ha incontrato Gesù, anche lui deve andare
a dire, a far conoscere agli altri Gesù. Ma io avevo riservato un'intera categoria per lui, eh? Ma quanto puoi stare qui ancora? Un quarto d'ora? Ce la facciamo. Può stare qui con noi. Don Claudio abbia pazienza, sa, quando abbiamo a che fare con queste persone. È colpa sua, non mia. Quindi i meriti sono sempre suoi. Il comune di Pontoglio, Ponte Fiumeoglio. Il comune di Pontoglio, Piazza Diaz, e il comune di Barbariga. Istituzioni pubbliche. Vieni qua. C'è qualcuno? No. E lì ecco, il comune di Barbariga non c'è. La ragazza non voleva scendere, mi è sembrato di capire, però insomma, di tirare un treno. Allora, adesso, visto che parliamo di presepi, parliamo di tradizioni, adesso noi chiediamo a una donna di Barbariga, a una giovane donna di Barbariga. No. È Pontoglio. Pontoglio. Ah, Pontoglio, allora che lì fanno i casoncelli. Assessore di Pontoglio. Assessore, adesso ci racconti come si fanno i casoncelli a Pontoglio. È una tradizione molto antica, vengono fatti da tutte le famiglie pontogliesi, ognuna ha la sua ricetta. E la tua com'è? La più buona di tutte. Quella della famiglia è la migliore. Vi consiglio di venire a assaggiarli perché è il periodo della sagra nel nostro paese, quindi se voleste venire a assaggiarli, visto che è appena passato patrono Sant'Antonio Abate, saremo lieti di accogliervi tutti. Lo sappiamo, non hai detto come si fanno i casoncelli, va bene, comunque siamo contenti lo stesso e verremo molto volentieri. Il primo premio dobbiamo dire che va proprio al comune di Pontoglio. All'antica fattoria! Invece loro sono a posto? La vecchia fattoria! Qua c'è scritto antica, però nella vecchia fattoria. Pubbliche, quindi ritiri sempre tu? Eccolo qua. Com'è la faccenda? Chiara, dimmi. Allora. Prego. Consegniamo e anche l'altro, sono sempre loro, sono insieme. Sì. Primo premio, applausi, esatto. Fiato le trombe, consegniamo. Antica fattoria di Pontoglio, sempre loro in rappresentanza. Oh. Allora, Chiara, abbiamo questo impegno, dobbiamo andare a farci fare le lezioni private dalla maestra e andare a Pontoglio a mangiare i casoncelli, va bene? Un applauso a Pontoglio. Una bella fanciulla, non capisce più. Grazie mille. Allora, possiamo lasciare libera Violetta, grazie mille, grazie di essere stata con noi. E quindi è la volta di Claudio La Franchini, che ringraziamo molto perché la collaborazione con l'ufficio oratori è decennale e per loro il presepio è molto importante. Sì, siamo contenti di partecipare a questa manifestazione e portando il nostro piccolo contributo, perché penso che fare il presepio vuol dire unire le varie età, i nonni, i nipoti, i bambini, che creano questo ambiente dove far nascere, come abbiamo detto prima, Gesù, e quindi creare un po' il proprio mondo, ma anche desiderare un migliore, penso che sia un po' il desiderio di tutti in questa iniziativa. Quindi grazie davvero a MCL per questa proposta e per questo entusiasmo che ci mette. Poi domani ci incontriamo, che dobbiamo già scegliere il tema dell'anno prossimo, vero? Bene, Don Claudio, mettiamoci al lavoro. Nel frattempo ricordiamo appunto i partecipanti alle categorie oratorie e gruppi giovanili. Allora, abbiamo il presepio meccanico di Nuvolera. Prego, Nuvolera! Se c'è qualcuno, andiamo avanti! Il presepio di Santa Maria, oratorio San Filippo Neri di Gavardo. Gavardo, scusa, ecco che c'è, prego! Parrocchia di Santi Faustino e Giovita di Adro. Venite pure qui sul palco tutti. L'oratorio San Giovanni Bosco di Villa Carcina. Oratorio di Villa Carcina. Ecco. Prego. Oratorio di San Domenico
Savio Erbusco. Oratorio di Erbusco, prego. Grazie mille, puoi fermarti un attimo che così. A tutti e due. Oratorio, grazie. Grazie. Lo facciamo, Sara. Prego, qui. Si metta qui che facciamo la foto. Grazie. Ecco, si mette qui. Ok. Oratorio di San Benedetto di Brescia. Oratorio di San Benedetto di Brescia. Ci siete? Grazie. Oratorio Gaggia di Verona Nuova. Oratorio Verona Nuova. Ecco che arrivano. Oh, bravo. Poi abbiamo l'oratorio Don Giovanni Salvetti di Gianico. Eccolo, sempre loro. L'oratorio di Pisano. Il paese dove si vive meglio in Italia, in provincia di Brescia. Pisano anche. E poi abbiamo anche l'oratorio di San Luigi di Toscolano Maderno. Più bella. Grazie. Ancora tu, basta, sei d'accordo con lei. Oratorio di Toscolano Maderno. Stanno arrivando, pian piano. Oratorio Don Fortunato Redolfi di Adro. Oratorio Don Fortunato Redolfi di Adro. Officina Creativa San Paolo Roma di Roma. Ciao, grazie. Grazie, grazie. E gli amici del presepe di Qualino, Costa Volpino. Costa Volpino, gli amici del presepe. Altri bergamaschi fuori provincia, ma diocesi di Brescia. Li abbiamo detti tutti? Ecco che arriva. La conosce? Viene premiato dal suo ex vicario cooperatore. Certo, prego. Certo, guardi, il fotografo è lì pronto. Grazie, grazie, grazie mille. Allora ci siamo? Perfetto. Dobbiamo continuare proprio con le premiazioni dei primi classificati. Gruppo oratori e gruppi giovanili. Terzo premio va a Zone Classi di Catechismo. Dove sono? Ci sono? Ci sono. Zone Classi di Catechismo, arriva. Faccia pure con calma, perché guardi, dalla scala è già caduta una persona oggi, Basta quella. Ci basta, ci basta. Ecco, Zone che arriva. Oh, ma facciamo una domanda che hanno sempre fatto tutti, ma da che zona di Zone viene lei? Mette grande che... prego, no. Non mi stanno prendendo, mi stanno facendo i complimenti per la mia battuta. Ce n'ho anche un'altra, ma non la dico. Io... è quella sulle piramidi di Zone, ma non fa niente. In Egitto è già stata lei, non ne ho bisogno perché sono a Zone, quindi ce ne vado. Le abbiamo già. Grazie, l'abbiamo. Le abbiamo. Grazie. Grazie signora, grazie. Secondo premio, oratorio e gruppi giovanili va all'oratorio San Luigi Gonzaga di Gottolengo. Eccoli! Gottolengo! Gianluca, vuoi dire qualcosa? Ecco i ragazzi dell'oratorio. Noi lo aspettavamo. Guardi, congratulazioni, ragazzi di una volta bellissimi. Sai che vanno di moda questo challenge ultimamente, prima e dopo, su tutti i social. Siamo a posto. Benissimo, congratulazioni, arrivederci, grazie. E arriviamo al primo premio, don Claudio, pronto? Il primo premio va a Rodengo Saiano all'oratorio Abbazia San Nicola. L'abbazia olivetana, eccoli. I bianchi monaci di Rodengo. Non avete niente di bianco voi? Non lo so, i bianchi monaci di Rodengo, perché
visto che lei frequenta tutti i monasteri, tutte, conosce tutte le vesti, le divise dei monaci, sa che a Rodengo ci sono i bianchi monaci. Scommetto che voi... Oggi siamo in abiti borghesi. Congratulazioni. Grazie ancora, scommetto che voi andate nell'erboristeria a prendere le grappe e i... Sicuramente. Ecco bene. Quindi sappiamo che i monasteri servono sì per le grappe, per le erbe, ma anche per andare a finire qualche preghierina, magari davanti al presepio, grazie. Grazie. Bene, allora, Don Claudio, possiamo congedarla, grazie, eccolo. Grazie, ciao. Ma domani ciao. Ci sentiamo per l'anno prossimo. Ciao, grazie Don Claudio. E a questo punto... chiamerei qui per le prossime premiazioni Don Andrea Dotti. E chiamiamo anche il nostro assessore, che tra poco se ne deve andare, anche lui che ha conosciuto Gesù deve andare a dire adesso vi porto, vengo a raccontare che ho conosciuto nella nostra piazza di paese Don Andrea, il nostro assistente ecclesiastico. Adesso ci fa un piccolo pensiero sul presepio, parlando di MCL. Sì, no, volevo ricordare davvero così, già che siamo ormai partiti con le premiazioni, davvero come il tema che è stato scelto per quest'anno ha coinvolto davvero tutti, perché alla fine la domanda che si faceva Paolo VI in quel giorno del 64 era chi sono stati i primi a incontrare Gesù. In realtà poi penso che ciascuno di voi, anche preparando il presepe o altro, si sia accorto di essere stato lui a essere incontrato, no? Papa Francesco, la sua enciclica, l'Evangelii Gaudium, dice che Dio arriva prima, a questo verbo nuovo che ha inventato il Papa, che si dice primire ar, arrivare prima. E davvero in ogni cosa, in ogni casa, Dio arriva prima e prepara tante cose buone per noi. Anche quando noi stiamo preparando il presepe per lui, sappiamo che lui nel frattempo ha preparato la famiglia, ha preparato le relazioni che ci sono. Penso che questo sia davvero anche molto bello da riscoprire. Ecco. Grazie. Ora iniziamo con la categoria gruppi. Allora, gruppi. Per la categoria gruppi abbiamo il Summer Camp MCL Brescia Mantova e CAG Piccolo Principe Medole Mantova. C'è qualcuno? Ci sono? Un applauso! Mi sa che non ci sono, quindi proseguiamo con il terzo premio della categoria gruppi, che va al comune di Montoglio, al gruppo Alpini. Montoglio. Montoglio. Eccolo che arriva! Arrivano con il cappello da alpino! I ragazzi del 99! Ciao! Sì. Quasi 99, grazie! Ciao, grazie. Prego. Grazie. Grazie mille. Grazie, grazie. Prima di passare al secondo primo premio, leggiamo gli altri partecipanti dei gruppi. Marino De Baldini, Chizzoline di Soiano del Lago. Soiano del Lago. Si alza qualcuno, eccolo. Gruppo Marconi 10 di Acqua Fredda. Avanti, c'è. Abbiamo la Contrada Incidella di Gottolengo. Contrada di Gottolengo. C'è, ce l'abbiamo. Ecco, abbiamo anche il circolo MCL Vittorio Chizzolini di Brescia. Vittorino Chizzolini, ecco. Complimenti, grazie. Poi il circolo MCL di Nave. Complimenti, grazie. Circolo MCL di Nave. Pagolino Borgo dei Presepi. Circolo Chizzolini. Pagolino Borgo dei Presepi. Una signora che ha appena compiuto gli anni. Abbiamo l'associazione custodi della Chiesa. Ha fatto lei il presepio o no? Allora non deve essere premiata lei, prego. Nuvolento.
Santa. Borgo dei Presepi. Ecco Borgo qua. Dei Presepi. Non volevo farti premiare nave, poi ma abbiamo l'associazione culturale Sardinian Events di Porto Scuso in Sardegna. E poi abbiamo Agafà Presepio 2 di Capriolo e Agafà Presepio 1. Ah, scusa un attimo, ma l'associazione Sardi di Brescia? Sì. No. Sì. E poi Agafà Presepio 2 di Capriolo e Presepio 1. Cioè, basta. Capriolo? Perfetto, arrivano! Allora li aspettiamo! Eccoli! Attenzione con le scale! Non c'è fretta! Guarda, noi le scale si scendono, non si salgono, che bello! Si fa fatica di meno, bisogna di salirle però. Ecco che arrivano! Orgogliosi! Complimenti! Complimenti! Grazie! Complimenti! Della foto! Complimenti! Gli è andato! Stiamo arrivando altri ragazzi? Anche ragazzo! Allora attendiamo anche lui! Per questa foto ricordo, come si chiama? Marco, ti aspettiamo! Eccolo! Adesso arriva. Qui le foto sono richieste qui. Ecco. Grazie. Vediamo se funziona. Vorrei ringraziare questo meraviglioso pubblico. E questa gente che ci ha ospitato, grazie! Grazie! È un istituto meraviglioso! Grazie! Ci aspettiamo anche l'anno prossimo, grazie! Grazie mille, arrivederci! Possiamo continuare con i gruppi, quindi? Secondo premio per i gruppi? Va a Borgo San Giacomo, amici del Presepio di San Rocco. Ci sono? Eccoli qui gli amici del Presepio. Congratulazioni, secondo premio, grazie. Grazie, quanti siete? Grazie. Devo essere in tanti a fare il presente. Bene. Categoria che gruppi. Il nostro assistente. È arrivato il momento del primo premio intitolato a Virginio Prandini. Il primo premio va Adello alla compagnia di Zenone. Eccoli che ci stanno! Passiamo dal casoncello di Pontorio alla sagra del Chiodino. Con il ritmo dei crossroads, l'ho detto bene? Bravissimo. Grazie. Luca! Ah, ecco, sì, li conosco. Ho scoperto anche, sono i vicini. Adesso sì, adesso si va!
fatta. Con le persone famose. Ciao, complimenti. Ciao. Grazie. Ma andate a prendere i chiodi. Allora, posso fare una domanda? Ma voi andate a raccogliere i chiodini? Io no. Per il presepio almeno dice di sì qualcuno. Prendiamo il muschio. Il muschio? No. Grazie mille, io direi che possiamo congedare il nostro assessore. Un applauso al nostro assessore, grazie. E invece tratteniamo. Ti tratteniamo ancora. Categoria. Siamo alle parrocchie. Parrocchie. Benissimo. Allora, vai. Partiamo con il Santuario dei Miracoli di Brescia. Il Santuario dei Miracoli di Brescia. Il presepe dei Chierici del Santuario delle Consolazioni, sempre di Brescia. E la parrocchia di San Silvestro, Brescia. Che fa festa l'ultimo dell'anno. Parrocchia di San Silvestro c'è? No. Poi abbiamo la parrocchia della Trasfigurazione di Nostro Signore Castelletto di Leno. Eccolo che arriva la Leno. La parrocchia di Santa Maria della Vittoria, i presepi delle famiglie di Brescia, e la parrocchia Santa Maria della Vittoria di Brescia. I leoni. La parrocchia Santa Giulia di Brescia. Ciao. Parrocchia Santa Giulia. E la parrocchia di San Zerone Vescovo di Maclodio. Ti piace il presepio? Sì, sì, sì. Sì. Anche lei è andata a scuola, qual era la scuola? Che insegnano di dire sì e di no. Grazie a voi. La parrocchia di San Siro di Castelbella. San Silvestro, Cozzano. Parrocchia di Castelbella. Ah, perché è una frazione, su una parte di Brescia. Al Bolzano. Santa Giulia. Grazie. Poi grazie. Parrocchia San Raffaele Arcangelo di Pompiano. Grazie. 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 Luca che contento. Grazie. Grazie signora. La parrocchia di San Pietro i Piccoli di Roè Bolciano. Parrocchia di Roè Bolciano. Grazie. La parrocchia di San Pietro e Paolo in Marcheno. Parrocchia di Giovanni Battista Zurlengo. Zurlengo, parrocchia di Zurlengo. Ecco. Parrocchia di San Giovanni Battista Adro. Parrocchia di Adro. Eccoci. Grazie. Parrocchia di San Filastro di Villa Nuova sul Clisi. Villa Nuova sul Clisi. Parrocchia di San Benedetto Abate di Brescia. Grazie. Parrocchia di San Benedetto Abate, poi abbiamo la parrocchia di Santa Maria Immacolata Pavoniana, Brescia. Grazie. Parrocchia di Sant'Emiliano e Tirso, Villa Carcina. Villa Carcina. Poi San Sebastiano Lumezzane. Arrivano San Giacomo Maggiore di Ospitaletto. San Filastro e Torbole Casaglia. Torbole Casaglia. Ah, ecco. Grazie. Grazie. Sant'Antonio Villa Carcina. Ah, ecco. Ospitaletto, il paese del nostro assistente. Poi, San Zenone di Caino. San Zenone Caino. San
San Martino Vescovo di Torre Boldone di Bergamo. Poi parrocchia di Bergamo. Di? Poi abbiamo la parrocchia di San Giacomo di Villa Cascina. Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Brandico. Calino, parrocchia di Calino. Grazie. Parrocchia di Maderno, di Toscolano Maderno. Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso, Brescia. E chiesa di San Zeno Arcuoro, Brescia. Le abbiamo dette tutte? Vai. Ciao. Eccolo qua. Dobbiamo ottenere un momento. Allora, Mario, perché Mario, magari lo conoscete, perché ci accompagna da tanti anni, l'immagine che c'è qui sopra l'ha dipinta lui, e questo senso di popolarità, di colore, di gioia, di presenza è determinata dall'arte di Mario Gimberti. Grazie. Sono solo veramente tantissime le parrocchie, quindi davvero l'invito ad un applauso generale prima. Grazie alle parrocchie. E leggere i primi tre classificati. Allora, terzo premio categoria parrocchie a pari merito va alla parrocchia di San Giorgio Pugliano di Orzi Nuovi, alla parrocchia Santo Stefano Protomartire di Rogno. Ci sono? Vedo persone che ricorrono e si rincorrono. Ecco che arriva. Fermiamoci un attimo qui. Ecco l'altro. È piccolo il paese, ma la chiesa è bellissima. Veramente è così, perché abitando in frazione di Orzi Nuovi ha una chiesa stupenda, tutta pitturata sul murale, e quest'anno, grazie a voi, ho dimostrato ancora che la parrocchia c'è e la chiesa c'è e la gente viene a visitare. Grazie, alla parrocchia è la nostra casa. Dove siete? Di Rogno. Rogno, anche loro sono ibridi perché sono bergamaschi bresciani. E voi a chi tenete? A Mina. Ma si è salvato. Ah, suggeriva, diceva il nostro assistente che vogliono... farsi l'aspettare, ah, ecco, questo è voluto il bacio, che schiocco. Grazie, allora non solo ha detto che tengono al Milan, perché il vescovo di Milano, così sono riuscito a dare il bacio a Chiara. Ecco. Bene, passiamo al secondo premio categoria parrocchie. Due pari merito, parrocchia Santo Stefano di Benizzole e parrocchia di San Giacomo scuola elementare di Villa Carcina. Ciao. Ciao. Prego qui per una foto, il nostro fotografo è lì. Grazie, grazie, grazie. Ti hanno chiamato? Benizzole? Carcina, ha chiamato il secondo premio di Carcina? Perfetto. L'hanno sfilato dalle mani di Mario, se l'è fatto sfilare. Ed è arrivato il momento del primo premio categoria parrocchie. Ce ne sono due in realtà, due primi premi e uno intitolato proprio a Gianfranco Migliorati. Chiamiamo la signora Gianfranco Migliorati, nostro compianto presidente. Abbiamo due targhe. Sì.
assegnare come primo premio fa parte della nostra storia. La nostra storia non è fatta solo di avvenimenti eclatanti, è fatta di volti, è fatta di immagini, e questo porta a commozione, porta alla commozione dello stare insieme, e noi ricordiamo Gianfranco. Allora, proclamiamo il vincitore di questa categoria. Sono due: parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Gottolengo e Eccoli! Visitazione di Maria Vergine di Bagnolo Bella. Ci siamo? Grazie. 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 E noi diamo i fiori alla signora, perché la vita fiorisce sempre nei ricordi di tutti noi. Sono fiori. Grazie. Allora, adesso abbiamo ancora qualcuno da chiamare. Eh sì, a premiare. Non è ancora finita, eh. Allora, siamo alla categoria aziende e negozi. Allora, abbiamo ancora qualche autorità. Chi chiamiamo? Abbiamo Don Roberto Lombardi, abbiamo Saverio Todaro, abbiamo il nostro presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Chiamiamo Saverio Todaro. Saverio Todaro, prego. Ecco. Va bene, si stai qui, vai. Grazie mille. Come vai? Allora, Saverio, a parte che... Saverio, ecco, ho capito tutto. Io non posso e tu puoi, allora. Sì, ho scelto Saverio, sei fortunato. Saverio è una persona di particolare per due ragioni. Prima, perché abitava in Toscana e ha scelto di venire a abitare a Brescia, e questo lo sanno già, gliel'ho già detto. Seconda cosa, perché è rappresentante di un organismo importante, ma non si capisce bene, non tutti capiscono e conoscono l'importanza di questo organismo, che è la CDAL. Adesso lo spieghi. Ecco, l'ultima cosa che avrei voluto comunque è la consulta dei laici, riunisce 39 organismi, tra cui MCN. Ah, scusa un attimo, Tom, vieni un attimo. Scusate, rubo un momento di tempo, perché facciamo caramba che sorpresa. Il nostro Don Andrea, oltre che essere assistente ecclesiastico dell'MCL, è anche assistente ecclesiastico di una delle pochissime associazioni di fedeli, privata di fedeli, che è l'associazione Frassati. Quindi ufficialmente chiede l'iscrizione alla CDAL. Questa è la ragione. Quindi spiega cos'è la CDAL. Allora, ricomincio. Ricomincio. Quindi 39 organismi, 40 tra un po'. 40 tra un po'. L'iscrizione in diretta, quindi sono tra gli organismi ovviamente MCL, le ACLI. E l'idea è che tutti questi organismi, ovviamente l'Azione Cattolica e tanti altri, è che dialoghino tra loro, riescano comunque a non perdere mai di vista la possibilità di essere insieme nel valutare la realtà che ci circonda attraverso l'esperienza storica che ciascuno possiede. E si tratta di fare un cammino insieme a degli amici di grande levatura e importanza, tra cui anche il nostro Luca Pezzoli, a cui io farei un applauso, perché imparerebbe. È lui che lo sta portando avanti da questi anni. Io non lo faccio. No, ma questa organizzazione
Facciamo un applauso a Luca, per dire. Mi sento di poterlo dire perché è un lavoro che da anni produce con grande fatica nelle ore notturne e diurne, non si sa, e merita che questa cosa venga sostenuta e portata avanti, e lui ha fatto di tutto per questo. Grazie, devo dire che sei l'unico che ha creato il silenzio, non so come, però ti hanno ascoltato così. Rimani con noi, mi raccomando. Allora, siamo arrivati alla categoria aziende e negozi. Vai. Abbiamo il circolo MCL di Villa Carcina. MCL Villa qualcuno. Carcina. La Maurilla. Poi, unico? Ok. MCL Villa Carcina c'è? Stanno arrivando. Sì, sì, sì. Maurillo, ti è toccato per l'accetto, ma vieni qua, facciamo la foto così ti vediamo. Prego. Brava Maurilla. Allora lei, se volete una consulenza sulle pensioni, lei le può dare perché è una delle poche che è andata in pensione, è riuscita. Grazie Maurilla. MCL chiaramente. Aziende e negozi, primo premio! Si va a Toscolano Maderno con Pergamini Elena! Eccola! Ecco, ancora! Un grande ritorno, è già stata sul palcoscenico per tutti noi! Il nome? Per tutti noi! Pergamini Elena! Pergamini Elena! Fotografia, vieni, vieni. Ecco qua. Grazie. Grazie Elena. E passiamo adesso alla categoria famiglie e privati. Oh, chiamiamo anche Don Roberto Lombardi. No, dopo. Ho fatto qualcosa di male. Lui, io faccio volevo sempre fare la tutto di male. Don Roberto, io l'ho già. No, dopo, già adesso, prima, quando. Già pensato. Ah, le donne pensano anche, non so, non ho capito. Scusami, no, non volevo dirla questa. Proprio adesso. Allora. Ho pure la tosse. Quindi. Lasciamo a Lella la parola. Ma solitamente lo facciamo per ultimo questo. Abbiamo originalità? No. Premio originalità? Facciamo premio originalità? Sì. Sì. Ok, allora passiamo al premio originalità. Va bene. Che non solo io combino pasticci. Tocca a me, quindi. Premio originalità. Premio importante. Terzo classificato. Flero Bonazza Onesto! C'è? Eccolo! Si appronta a scendere le scale direttamente dall'ultimo piano. Premio originalità, insomma, Bonazza Onesto, la garanzia, cioè il nome è una garanzia. Assolutamente. Eccolo. Complimenti. Grazie. Prego il premio. Qua con la foto. Grazie. Prego. Va bene. Voglio tutti mettere la foto, io non lo so. Grazie della sottolineatura. Grazie, premio originalità. Secondo classificato. Alla famiglia Venturini Silvano di Orzi Nuovi. Ci sono? Si muove col... Ma ancora? No, cioè, si mettono insieme tutti quelli del paese. Ma la domanda è: grazie. Sei tu che sei stato pagato o tu che hai pagato loro per venire a essere sempre premiato? Semplicemente dopo 25 anni una piccola soddisfazione quest'anno, in verità privato mi sono tolto. Oh, siamo contenti anche noi. Un applauso, grazie. Primo classificato per l'originalità. Andiamo a una donna, che pensa allora? Villa Franca di Verona, Roberta Ferrari! C'è?
dall'aeroporto può volare invece che scendere le scale, attenzione, metaforicamente. Famiglie e private. Chiamiamo qualcun altro a premiare, no? Aloisio Ezio di Orzi Nuovi. Tu. Non dico niente, dico niente. C'è la Don Roberto. Anataloni Caterina di Calcinato. Andreoli Renato, Brescia. Antonelli Claudio di Botticino. Apollonio Vincenzo di Borgo San Giacomo. Arzigliero Zigliola di Brescia. Bermini Massimo, Borgonovo, Valtidone, Piacenza. Bertelli Paolo di Garniano. Beruffi Pierino, Medole, Mantova. Betta Gisella di Brescia. Biondi Giambattista di Passiraro. Allora, volevo chiamare ad aiutarci Borbani, a distribuire i premi. Arrivederci. Borbani Silvia, Brescia, Bonazza Onesto, Flero, Tomasino, Bossoni, Danilo, Azzano Bella. Raffaele, il nostro presidente del Consiglio regionale della Lombardia, MCL, Bossiano, ci aiuti a distribuire i premi. Allora, Andreoli Renato, che è il 45esimo anno, Bossiano, un applauso, che partecipa al nostro concorso. Bossiano, siamo la nostra Paolo, bandetta, prego. Brunelli Emilio di Poncarale. È accompagnato addirittura da Luisa, quindi. Elisabetta Brutti di Romanengo. Caldera Rosso di Marisa di Renzato. Campagnoni Gianantonio di Manerbio. Carletti Claudio di Torgiano, Perugia. Grazie. Casaletti Mauro di Castrezzato. Vieni dopo. Catalano Stanislao Seveso, Monza Brianza. Cesaretti Rossella di Brescia. Citroni Andrea di Berzo Demo. Co Giuseppe Bovezzo. Cocciolo Lucio di Gallipoli. Coviello Lucia Grazia di Sommico, Monza. Crotti Emanuele, Medole. Dagani Massimiliano di Leno. Danieli Alberto. Piove di Sacco, Padova. Del Bono Mario di Passirano. Della Bona Gabriele e Acini Mauro di Fiesse. Di Cusco Stella di Leno e Di Matteo Antonietta di Brescia. Fanguetti Mauro Palazzolo sull'Oglio e Famiglia Venturini Silvano di Orzi Nuovi. Famiglia Zeni Magasa. Fantoni Roberto di Medizzole. Farina Giancarlo Rovato. Felappi Luigi Bisogne. Ferlinghetti Adriana di Gussago. Feroldi Mattia Gottolengo. Ferrari Gianmarco Ghedi. Filippini Omar Castelmella. Focchi Luca Colle Beato. Dove arrivo, arrivo. Foglia Vincenzo Borgo San Giacomo. Foresti Marisa Pompiano. Franzoni Giada e Elena di Serre. Gemma Michele di Poncarale. Guzzoni Emilio Brescia. Lancini Gianluigi Robato. Eccolo che arriva Luca. Lancini Luigi Travagliato. Lady Lorenzo Di Agro. Lombardi Aldo Brescia. Maggio Sebastiano Barcellona Pozzo di Gotto Messina. Magli Fabrizio di Calvisano. Manieri Daniela Senigallia. Grazie, saluti tutti. Un
saluto? Ecco, non perché si mi dà in mano il saluto. No, non lo tengo io. Basta dire buon pomeriggio a tutti, all'anno prossimo. No, l'anno prossimo non ci sarà. Io sono arrivato al capolinea e ne sono felicissimo. 45 partecipazioni a questo meraviglioso concorso. Grazie. Bisogna sentire dentro con forza, la salute non mi sta accompagnando. In realtà penso, grazie a lei. Grazie, arrivederci, grazie. Maranesi Massimo Cazzago San Martino. Signora, Marchesi. Un'altra giovane signora, prego, facciamo la fotografia. Marchesini Nadia Ferrari Roberto Villafranca di Verona. Grazie. Maria Grazia Vidigulfo Pavia. Grazie. Marin Sain Brescia. Mattinzoli Sergio di Montichiari. In separata sede Don Roberto di prepararsi. Maura e Giordano Zamblera di Chiuduno. Merlini Emanuele Verola Nuova. Milesi Luca. Prego. Ghedi. Minessi Luca Castenero. Grazie, grazie. Mirko Massetti di Leno. Grazie. Mora Susanna Duagnolo San Vito Mantova. Mordenti Giuseppe. Grazie. Di Leno. Mordini Francesco Medole Mantova. Mura Francesco Montichiari. Nitto Anna Brescia. Nulli. Grazie. Alessandro. Grazie. Brescia. Orsola Corvi di Castenegolo. Oteri Paolo Brescia. Bea Tiziano Brescia. Pedretti Marianna Villa Carcina. Pedretti Michele. Ciao. Villa Carcina. Pianta Carlo di Roncadelle. Grazie. Pietro Poli Sergio di Gottolengo. Giovanni Patrizia. Grazie. Di Brescia. Plebani Angelo Andrara San Martino. Grazie. Bergamo. Pozzi Cristian. Grazie. Di Botticino. Colletti Flavio Nave. Querini Claudia. Grazie. Brescia. Quilghini Duna Desenzano del Garda. Ravarini Laura Rodengo Saiano. Ravelli. Grazie. Rodolfo e Giovanni di Montichiari. Grazie. Redolfi Francesca di Brescia. Reggia Giovanni Brescia. Roberta Ferrari Villafranca. Rossi Giovanni Nave. Rossini Alberto di Castrezzato. Sono tantissimi! Grazie. Lo so! Rossoni Emilio di Orzivecchi. Grazie. Robetta. Ciao. Sergio di Botticino. Russo Angela Ceranova Pavia. Russo Ciro di Acqua Fredda. Scaligine Nicola e Vincenzo di Castellaneta di Taranto. Shortino. Grazie. Antonio Brescia. Grazie. Squeglia Serafina Bedizzone. Grazie. Straga. No. Alessio. C'è qualcuno Valedore, che sale troppe Sassari. Volte. Grazie. Grazie. Tedeschi Fiorella Medole. Grazie. Oh, il nostro consigliere anziano. Tu dillo là, sono là che devi dire. Girati. Pezzocco. Allora, girati. Tedeschi Ileana. Tutti gli anni sbagliamo perché è Zocco di Erbusco e non è Zocco di Erbusco. Perché è Zocco è comune di Erbusco. E frazione è Erbusco e frazione di Zocco. Tirelli Alice della Manuova. Treccani Sergio Visano. Verrastro Alessandro Viareggio. Verrastro Salvatore sempre di Viareggio. Vitari Guerrino Comezzano Cizzago. Due bimbi. Viviani Paolo Nave. Ciao. Zola Carbone Brescia. E Zuelli Battista di Mairano. Piazza abitate? Eh? Dove abitate in Verona Nuova? Vicino alla piazza? No, abitiamo a Carignano. A? Carignano. A Carignano. Carignano è una bellissima frazione di Verona Nuova. Prendi, aspetta. Dagli. Grazie. Dove c'è un palazzo con gli affreschi Lattanzio Gambara. Ci siamo, Lella? Sono tantissimi, ma saranno molti di più di 200. Dov'è? Questi. È andato via. 117. Scusate, 117. È passato, no? Volevo però, caspita, visto che noi siamo internazionali, il
partecipante di Perugia, dov'è? Prego, venite. Un applauso da Perugia. Ma perché solo uno? No, no, vogliamo tutti e due, eh? Prego, prego. E se no... Io l'ho chiamato apposta perché c'è un gravissimo problema e devo dire e dobbiamo chiedere il parere a quella di Perugia, dobbiamo fare un'azione particolare. Allora, è un serio problema e questo problema serio volevo portarlo a tutta la platea, questo serio problema è che stasera c'è Perugia Brescia, chi è che vince? Sono tifoso della Ternana, quindi... Ah, è bene, allora ci va bene, meno male. Torgianese acquisito. Ah, ecco. Forse eravamo in più che Juventino, oltre a... Ah, Juventino un'altra cosa. Allora, ma io... A noi, cioè, a noi questa cosa commuove perché non solo avete fatto il presepio, ma... Scusa, no. Tomasino, spostati un attimo, è tutta, no? Allora, una cosa, è lui l'autore maggiore del presepio. Non mi interessa. È una questione proprio sua. Non mi interessa. Poi è anche troppo alto per me, quindi preferisco... Allora, la domanda è questa. Cosa vi ha spinto a prendere l'auto, il treno, la nave, l'aereo e venire a Brescia? Beh... Io ancora non l'ho vista la città, non so come in realtà. Sono guida turistica, eh? Ah sì? Sì, ti faccio fare. Quindi facciamo l'inverso. Lei viene a Perugia, facciamo vedere Perugia e va a Brescia, no? Senza. No, comunque lui è il primo anno che fa questa manifestazione, prima volta che la fa e poche persone le vedo con una passione del genere come era lui. Grazie. L'altra domanda è come hai fatto a iscriverti a questo concorso? Ho trovato l'annuncio su internet, ecco. Ho preso informazioni, mi interessava dato che era il primo presepe che faccio, ho voluto iscrivermi. Allora grazie, un applauso per i loro chilometri e siamo contenti e onorati di averli qui, grazie. Mamma mia, sono tantissimi. Sì, allora finito tutto, prima sono ancora... Ci sono il terzo, secondo e il primo classificato di questa allora, categoria. Terzo, secondo, chiamiamo... Don Lombardo, Don Roberto, vieni qua. Oh, un applauso. C'è ancora famiglia privata. Teniamolo qua. Dobbiamo ancora eleggere il terzo, il secondo e il primo di famiglie private, ma a questo punto noi lo teniamo qui con noi lo certo. Stesso Don Roberto. Don Roberto, Don okay. Roberto, allora tra tutti gli enti a cui noi chiediamo di collaborare con noi, CTB, San Vincenzo, c'è anche l'Università Cattolica di Brescia e è il rappresentante, dici due parole sul senso dell'imparare, il presepio, insomma tutto quello che vuoi. Sono assistente spirituale, sì, dell'Università Cattolica e sono onorato di essere lì con... Sono 4.000 ragazzi che vengono e sono iscritti alla nostra università. Ci sono parecchie facoltà e c'è un bel ambiente, ecco, perché ha scelto me, vecchio, per stare in mezzo ai giovani. Comunque io mi ringiovanisco. Ma vorrei dirvi una parola, visto che mi sono fatto crescere la barba, sono appena arrivato 3 giorni fa, ero ancora in Africa ed ero in Burundi, e allora vorrei dirvi una parola a proposito di chi sono i primi ad incontrare Gesù. Posso? Certo, certo. Sono stato in Burundi, sapete, almeno per noi bresciani, Burundi è famoso, è un piccolo stato sotto l'equatore, appena sotto l'equatore, piccolo stato che è gemellato con noi attraverso un ospedale, una parrocchia a nord del paese, nella diocesi di Ngozi. Questo ospedale si chiama Kiremba, bravissima, Kiremba. Ecco, e allora in questo ospedale la diocesi ha sempre
sempre stata presente, eccetera, adesso davvero è venuto il momento di trovare un'autonomia da parte di questo ospedale per camminare da solo, insomma, ecco. E poi ho una piccola associazione che ha tanti progetti soprattutto per gli utili. Allora, in modo particolare, chi ha incontrato Gesù per primo, se sono state le sterme, per esempio, o se sono stati i pastori che non erano considerati proprio nessuno. Bene, io ho fatto Natale, Epifania con loro e vi assicuro che è un altro modo. Vabbè, è 50 anni che vado, così sapete anche l'età che ho, è 50 anni che vado praticamente tutti gli anni in Burundi, però davvero ogni volta è un'esperienza toccante, perché i primi davvero a incontrare Gesù sono le persone più povere, i più fragili, i disabili, per cui abbiamo incominciato proprio una start-up. Ci sono, e questo ve lo dico non per ogni associazione, eccetera, ma per le persone. Ci sono più persone come voi, brave, che rompono. E quindi c'è una testimonianza nella semplicità. Dunque, in questo anno, ogni mese andrà giù una professionista, un professionista dell'ospedale civile, per esempio, due neuropsichiatre infantili andranno giù per fare un corso tutto l'anno, faranno un corso, poi fra una settimana scenderà una neurologa di Udine, per dire, faremo un corso per tutto l'anno ai fisioterapisti, agli infermieri, eccetera, perché si possono occupare il meglio possibile dei disabili, perché voi pensate 50 anni fa come erano i nostri disabili, ancora peggio, ecco. E poi ho incontrato, perché questi sono fiori, alcuni amici lebrosi, visto che domenica prossima sarà la giornata mondiale di lebrosi. Ecco, vi chiedo un ricordo particolare per loro, perché è una bellezza, ecco, incontrarli, abbracciarli. Non si prende la lebbra, non ce l'ho, ecco, quindi vi assicuro, ecco, che non è contagiosa. Contagiosa però è il loro modo di esprimere una vita nella semplicità, nel ringraziamento, nell'approccio davvero sereno, ecco. Che questo approccio, questo abbraccio dei più poveri dall'Africa possa essere un abbraccio che raggiunge ciascuno di voi. Buon anno e buon lavoro a tutti. Grazie per le parole di Don Roberto Lombardi, che ha detto una cosa che pochissimi dicono. Noi guardiamo le notizie sui giornali che sono sempre negative, ma chi permette a qualcuno di fare qualcosa di negativo è l'infinità delle persone che fanno cose buone. Non ci sarebbe posto per tutti per rubare, altrimenti a chi rubano? Ricordiamoci questo, e ce l'ha ricordato Don Lombardi, e questa è la nostra responsabilità, e lo portiamo avanti anche con l'immagine del presepio. Grazie. Grazie. Allora, continuiamo quindi con famiglie private, dicevamo, terzo premio a pari merito va a Bisceglia Giacomo di Brescia e Pizzo Ferrato Lodovico di Castelbella. Eccoli che arrivano. Eccoli che arrivano. Grazie di essere stati qui con noi fino adesso, perché insomma... Grazie, vieni qua per la foto. Gira la targa, brava. Prego. Grazie, un applauso ancora a loro. Grazie, arrivederci, grazie. Congratulazioni. Acceso. Sai, alla mia età ormai ci si perde. Volevo dire che in tutte le capanne che ho visitato,
una frasca, un piccolo segno, tutti avevano il presepe. Grazie. Quindi è la semplicità. Allora, secondo premio a pari merito va a Diego Dalnesi di Brescia e Ferrari Ennio di Berlingo. Eccoli. Eccoli che arrivano i secondi classificati. Grazie. Bravissimi, grazie. Bravissimo. Vieni qua. Pronto per la foto? Grazie, grazie di nuovo. Grazie, grazie. E arriviamo al primo premio. Primo premio, ce ne sono due, intitolato a Giacomo e Rosa Aliprandi, che questo ringraziamo. Aspetta un attimo, chiamiamo a consegnare il premio Marco Archetti, consigliere MCL, dopo gli chiediamo di stare sul palco. Come dicevo prima, il senso della storia è fatto dalle persone. Come prima abbiamo visto che il Gesù bambino ci è stato consegnato da tutte le persone, da solo le persone che conosciamo, le persone che noi facciamo conoscere agli altri tramite i nostri ricordi, che magari, ripeto, non sono famosi, ma sono famosi per noi perché rappresentano i nostri volti familiari, i molti familiari della nostra infanzia. Sono questi che fanno la comunità, sono queste schiere di persone che ci permettono di vivere. È stata la loro storia che ha permesso di vivere a noi, le loro case, il loro lavoro, e in questo senso noi premiamo, chiediamo a Marco Archetti di rappresentare il ricordo di quello che rappresenta la speranza, e premierà il nome di... Sono due primi premi, Aspetta un attimo, dito però sulla famiglia. Ma io rappresento appunto... famiglia di un amico carissimo, in nome dei suoi genitori, chiaramente, come dicevi tu un po', e quello diceva anche il Don prima, insomma, il fare il presepio un po' il senso che mette insieme più età diverse, no? Io mi ricordo quando facevo con mia nonna, insomma, prima il poveretto venisse colpita da Alzheimer, poi non si ricordava più neanche più niente, poi non si ricordava neanche più chi ero io momenti, no? E quindi... ti rimane il ricordo, no? del quello che hai fatto, insomma, e proprio il presepio ci aiutava quella volta a metterci insieme un po' il nipote, la nonna, la mamma insieme, ed era un senso che ti faceva un po' di comune, ti rafforzava la comunità, e questo è un po' il senso, e poi persegue nel ricordo dei tuoi cari, e questo ti rimane dentro per sempre, insomma. Grazie. Quindi proclamiamo i primi classificati. Sono Giacobbi Giorgio di Dello e Calogero Carlo di Brescia. Ecco che stanno arrivando! Bravi voi che applaudite ancora in sala, perché insomma iniziamo ad essere un po' più stanchi tutti, e quindi... Abbiamo già dei primi premi passati. Giacobbi Giorgio. E tante volte che ha partecipato... Lei Giacobbi? No, Calogero. Calogero, allora è l'altro, allora dobbiamo... Aspetta. È l'altro, mi scusi, eh? Qua un attimo, che adesso l'altro, arriva anche l'altro, no? Dopo. Finiti? Giacobbi, Giorgio. Aspetta, e Calogero, prego. Carlo, li hanno tutti e due? Questo è? Ah, ecco. Questo? Sì? Chi è? Prego. Calogero Carlo. Perfetto, ecco, perfetto, questo è Giacobbi ed è giusto. Ci siamo? Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.
Agli ultimi tre? Agli ultimi tre. Allora, okay. Per fare questo, volevo dare ancora il senso di comunità universalità. Per premiare gli ultimi tre premi assoluti, volevo che sul palcoscenico ci fossero molte persone, quelle che permettono di portare avanti questa manifestazione, che è iniziata 45 anni fa, quelli che rappresentano il senso del movimento. E voglio i soci del consiglio dell'MCL qui sopra. Prego, Battista, vieni. Gigi, vieni, sali. Elena Morometti. Elena. Poi volevo anche i rappresentanti della giuria e anche parte dell'MCL. Tu dai, tutti insieme. Vieni. Franco, vieni per favore. Franco Zani. E che c'è ancora? Lella. Raggiungici. Gianluca, vieni qui. Allora tu, Gianluca, come dire, fai un colpo di mouse e poi ti lanci qui sopra e consegniamo gli ultimi premi che proclama Chiara. Il premio dei vincitori assoluti, premio Buona Notizia Don Eridano Torri, va a Mattinzoli Sergio di Montichiari. Rappresenta due persone importanti e care per il mondo bresciano, Don Eridano Torri e Fulvio Manzoni. Fulvio Manzoni, compianto direttore di Teletutto, e Don Eridano Torri, sacerdote che nella comunicazione faceva una modalità per trasmettere la buona novella. Premi che sono stati voluti da Noè Ghidoni, il nostro compianto vicepresidente, che ricordiamo ormai ogni anno nel premio. Come vedete è l'Arca di Noè rappresentata. L'Arca di Noè è un senso, un simbolo di salvezza, era quello che Noè restituiva a noi quando ci chiamava insieme in tutte le attività e i progetti che facevamo, quelli che si riusciva a fare meglio, quelli un po' peggio, ma il senso era forte, ci raccoglieva tutti. È un'Arca di Noè, il simbolo di salvezza, come Gesù che viene, che incontra noi, che ci porta alla salvezza e al senso di speranza. Un applauso a tutto l'MCL per questo. E siamo al premio Buona Notizia, quindi Fulvio Manzoni ad aggiudicarselo. E Pulecchi Flavio di Nave! Allora glielo da Battista. Glielo da Battista. Marco, dagli il Pulecchi. Facciamo un po' di... Oh. Flavio ci sei, eccolo che arriva! Complimenti! No, oh, per dare la mano a tutti. C'è la foto? Grazie di nuovo. Ed ora andiamo lontano, no. siamo in cura. Vincitore assoluto per la miglior realizzazione del tema. Attenti. Allora, andiamo abbastanza lontano, però abbiamo anche un referente qui vicino, quindi chiamerei subito la signora